Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. L'intenzione che avevo io oggi era di fare un video richiesta da Simona, però oggi devo uscire, quindi ho pensato di fare comunque un video, un make up occhi, così da tutti i giorni, e preparare per la prossima volta il video che mi è stato richiesto da Simona. Ho già fatto la base e procedo direttamente col trucco occhi. Vado a mettere il primer, se lo trovo. Il primer è il solito, questo di Essence. Devo dire che la mia intenzione era di registrare più video in questo periodo, ma per varie questioni non ho avuto il tempo. Spero, di avere più tempo la prossima settimana. Spero. Allora, ho messo il primer. La palette che vado a utilizzare oggi è questa qui di Focalure. Il colore che utilizzo è... Intanto facciamo così, questo qui, come colore di transizione. Ci passo anche un po' sulla palpebra. Poi vado ad utilizzare questo qui. Per intensificare un po', l'angolo esterno, aggiungo un po' di questo. E poi torno a sfumare con il pennello con cui ho applicato questo colore.
poi con un pennello pulito cerco di amalgamare un po' la cipria con il colore, così da far apparire tutto un po' più omogeneo. Poi da questa palette vado a prendere questo colore qui. È bello perché si vede, non è forte, però dà un tocco di luminosità. E infine metto un po' di matita marrone. Questa metto questa di Kiko. Della linea Green Me. Questa matita è morbidissima, la vado a mettere anche nella rima superiore all'interno. E poi nell'angolo interno, portando poi con un pennellino il tratto fino all'interno. In modo che venga un pochino più affusolato. Questa matita la trovo veramente eccezionale, scrive, morbida, un bel colore. Ah, a proposito del colore, ve lo lascio qui o qui perché non lo vedo, quindi ve lo lascio scritto poi. Ok, adesso vado a mettere un po' di mascara e ho terminato. Il mascara che vado a mettere è sempre questo di Catrice, All Around. Mentre sulle punte vado a mettere sempre di Catrice Maxit. E poi, siccome le mie ciglia tendono ad attaccarsi, qua alla fine, a parte i disegnini che andrò a pulire, alla fine ci vado con uno scovolino pulito asciutto, cioè non pulito, asciutto. Per separarle un pochino. Mentre nell'altro occhio, che è un po' più problematico,
Come sapete, se già guardate i miei video da un po', vado con il piegaciglia. E poi applico un solo mascara, che è in genere questo qui, di Essence. E siccome siamo amanti del pericolo, provo a mettere sulle punte Maxit di Catrice, incrociando le dita. E poi vado con lo scovolino asciutto. E poi queste non le toccherei più. Adesso andiamo a cancellare il disegnino. Ecco, molto bene. E abbiamo finito. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona giornata. Ciao!